partirò da un testo cinquecentesco, del tardo Cinquecento, che è il saggio di Montaigne sui cannibali, che è un saggio interessantissimo perché lui lo scrive nell'età delle conquiste dell'America Latina e quindi lo scrive in un'età in cui comunque l'altro così lontano, appunto, l'altro il selvaggio, viene visto come un essere umano deteriore. Montaigne fa un'operazione interessantissima invece, cioè ribalta completamente il punto di vista e si interroga su cosa sia questa barbarie che arbitrariamente noi attribuiamo all'altro, che è diverso da noi. E lui riesce a fare un ragionamento in cui arriva a mettersi nei panni dell'altro, dell'opposto e addirittura a desiderare di poter avere quel tipo di libertà. Ecco, quello che vorrei fare nel panel è cercare di riprendere questo ragionamento, che è un ragionamento che usa uno strumento molto interessante, molto importante anche proprio per attivare non soltanto la nostra empatia nei confronti dell'altro, ma proprio il nostro sguardo su quello che c'è di strano, di bizzarro nel mondo in cui viviamo, nel modo in cui guardiamo gli altri, dando per scontato di poterli vedere solo così. C'è lo strumento dello straniamento. Vorrei provare a utilizzare questo strumento per trattare una serie di questioni che oggi ci appaiono di difficile soluzione, nel senso che tendiamo a dare un giudizio morale affrettato e a metterci in un ruolo o in un altro nei quali appunto ci sentiamo poi costretti a rinchiuderci soprattutto in una volontà molto moralizzatrice anziché aprirci a uno sguardo, a una costruzione. Mi piacerebbe molto provare a coinvolgere il pubblico e quindi quello che vorrei fare sarebbe proprio di fare un esperimento un po' maieutico, diciamo, quindi provare a vedere cosa succede facendo delle domande a delle persone che si presteranno magari a voler provare a guardare, no, le loro idee e i loro pregiudizi, perché tutti abbiamo dei pregiudizi, è una cosa inevitabile, non è una cosa di cui vergognarsi, ma è una cosa che possiamo provare a sfidare vedendo appunto cosa succede nel momento in cui li affrontiamo con questi strumenti.